Oggi celebriamo questa solennità meravigliosa di San Giuseppe. E leggevo qualche tempo fa, leggevo una cosa di San Giovanni della Croce che mi aiutava molto, perché diceva San Giovanni della Croce che spesso, diciamo, non solo spesso, ma possiamo dire che è quasi la normalità, lo sposo dell'anima si nasconde. Nel senso che non senti, no? Sembra che non hai questo, come si dice, queste ispirazioni mistiche, queste elevazioni. Stai lì, sembra che sei arido, non capisci, non vorresti avere le cose chiare, eccetera, eccetera, no? E lo sposo si nasconde. E lui diceva che per trovare lo sposo nascosto, per entrare nell'intimità con lo sposo nascosto è necessario entrare in questo nascondimento, cioè è necessario entrare in questo mistero, entrare in questa oscurità, in questo buio, in questa dove lui sta. È profondamente vero, è quello che ha vissuto Giuseppe, che si è trovato così repentinamente con tutti i piani dissolti. Di fronte a un evento imprevisto che da una parte lacerava il cuore, poi ci sono tantissime interpretazioni, ma come lo metti anche di fronte all'enormità, alla grandezza della cosa, anche intuendo la grandezza della cosa, c'era lì uno squilibrio, c'era lì una, no, una sproporzione, insomma era un macigno, no, che è arrivato su di lui. Si aggrappa alla giustizia della legge, cioè a quello che l'uomo può fare, l'uomo più giusto può fare, cioè trovare un escamotage, trovare un modo legale, cioè secondo la legge di Dio, per non esporre Maria, ma anche rimandandola in segreto le avrebbe solo salvato la vita, non di più. E questo è quello che noi possiamo fare, no? Al massimo della nostra, diciamo, buona fede, come vogliamo dire, la retta intenzione. Ma qui era necessario qualcosa di più. Come diceva Bernardino da Siena, quando il Signore elegge una persona per dei compiti speciali, dà delle grazie speciali per vivere quel compito. E la grazia speciale è stata proprio questa, la docilità, l'obbedienza. Questo sogno, che a me personalmente piace vedere come una cosa che non è avvenuta così, ma che è stato sicuramente notti e notti insonni, notti di angoscia, notti di, come succede a noi, di fronte all'imprevisto, di fronte ai fatti che ti mettono a terra, dove la stessa esperienza religiosa, per così dire, gli stessi, come dire, manuali che noi abbiamo, non ci bastano. Perché non c'è scritto, cioè, perché non c'è scritto che una vergine concepisce un figlio, cioè, non c'è scritto ma come Maria, una cosa meravigliosa, stupenda, una donna, che succede? Che faccio? Che faccio con questa malattia? Che faccio con questo che succede con mio figlio? Che faccio con la missione? Che faccio con la mia vita, con il mio ministero? Che faccio? Che faccio? Non c'ho. E magari cioè, lo sposo si nasconde, cioè, non sento una parola. Devo stare lì nella notte, devo stare lì nella barca e il Signore dorme. Ma c'è una parola sola che ci viene data e che squarcia la notte. Non temere di prendere con te Maria, non temere di prendere con te la storia. Perché quello che sto operando nella tua storia, nella storia di tuo figlio, nella storia di tua madre, nella storia di tuo padre, nella storia della missione, nella storia del ministero, nella storia della tua vecchiaia, quello che sia, viene dallo Spirito Santo. È generato dallo Spirito Santo, cioè c'è lì un principio di vita eterna, c'è il mio soffio vitale, lì dove tu non vedi nulla. Allora l'unica cosa, come diceva San Giovanni della Croce, è entrare lì. L'unica cosa è fare come Giuseppe, alzarsi e fare quello che gli ha detto l'angelo, come poi dopo farà altre volte. È il compimento del popolo di Israele, che invece mormorava sempre di fronte a questa nuvola che, no, cambiava direzione, si alzava, non si alzava. Giuseppe, vai, vai, poi vai a Betlemme, poi dopo vai in Egitto, poi dopo torna dall'Egitto e vai per custodire la grazia. Per questo immagine dei presbiteri, per questo immagine
di tutti i padri, che in fondo sono tutti padri putativi, perché anche se hanno messo il loro seme, i figli non sono loro. Allora, stare lì sapendo che c'è un limite, che chi deve operare nel figlio, chi deve operare nel matrimonio, chi deve operare nella Chiesa, chi deve operare nella mia stessa vita è lo Spirito Santo e non la mia ragione, per quanto religiosamente illuminata, per quanto, per così dire, religiosamente corretta, per quanto giusta, perché la giustizia della croce, che è profetizzata in questo Vangelo, spariglia tutto. Di fatto Israele rimane sconvolto dalla giustizia della croce, perché questa per loro è ingiustizia, perché per il religioso, per l'interpretazione religiosa, la morte di Dio, per così dire, come un assassino, è stoltezza. È un abominio, una bestemmia, una blasfemia. Allora, per quello che per noi è blasfemia, stoltezza, per Dio è potenza e vita. Allora, che cosa c'è oggi? Cosa ci sarà domani? Oscuro, buio, terrificante, difficile, impossibile da accettare, che non c'è stato mai, che è nuovo per te, che non ti sai muovere lì dentro. Che cosa c'è? Bene, non temere di prendere con te, di accogliere la vita, di accogliere quello che tu non sai. Non temere, lì c'è lo Spirito Santo, perché attraverso quello passa Gesù Cristo, attraverso quello passa la salvezza di questa generazione, il perdono dei peccati per questa generazione, mamma mia. Per quella cosa che io penso che sia magari fare messe, andare a predicare, no, prendere e andare, tagliare e andare, lasciare al Signore gli affetti, lasciare al Signore, non condurre io la vita. Mamma mia, quello più di qualsiasi altra cosa. E così con tuo figlio nel nascondimento lo affidi al Signore, quello vale più di tutti gli olocausti, più di tutte quelle cose che puoi fare, catechesi o quello che sia. Mamma mia, che il Signore ci conceda oggi questo spirito, questa obbedienza, questa docilità di Giuseppe, la chiediamo anche in questa Quaresima, per questa Pasqua, che in fondo è l'unica chiave per vivere cristianamente, cioè da figlio di Dio, come il figlio Gesù Cristo. Questa obbedienza di Giuseppe ha trasmesso a suo figlio. Tant'è vero che suo figlio, dalla sofferenza, dalle cose che patì, ha imparato l'obbedienza, come suo padre e come sua madre. Questo è trasmettere la fede, questo è essere testimoni, questo è essere cristiani, perché l'obbedienza di Cristo ha salvato tutti noi, come l'obbedienza di Giuseppe e l'obbedienza di Maria.